Che cosa hai combinato? Mi è caduto il libro. Ti è caduto il libro? E che cosa hai fatto? Sarà la tua solita cervicale. Te lo dico sempre di non stravaccarti sul divano. No, non è la solita cervicale. Non sento più il braccio. Non senti più il braccio? Oddio mio, ma che cosa sarà? La gamba? Non muovi più la gamba? Sì. Oddio, qui c'è qualcosa che non va. Chiamo subito il 118. Pronto? Pronto? 118? Sono la moglie del signor Rossilino. Abito in via Mazzini 20. Ho mio marito che non sta bene. Non sente più il braccio sinistro e la gamba sinistra. Però è cosciente e mi sta guardando. Venite subito, presto, presto, venite. Venite, venite, mio marito sta male. Venite, cosa è successo, venite. Signora? Niente, tutto ad un tratto. Dov'è suo marito? Dov'è suo qui, l'ho steso sul divano. L'ho steso sul divano. Tutto buongiorno. Ad un tratto gli è cascato il libro. Cosa vuol dire? Insomma, stava leggendo un libro? Sì, stava leggendo un libro, gli è caduto e non sente più il braccio e dopo anche la gamba sinistra. Respira, vero? È cosciente? Sì. E quindi non si sente più il braccio? Da quanto tempo è successo questa cosa? Circa 10 minuti. È una cosa non ha, recentissima. È sanissimo, non ha niente. Non sanissimo. Prende farmaci, suo non marito. Non prende farmaci, niente. Non ha malattie importanti. No, è sano, sano. Dobbiamo fare alcune cose per capire un attimo questo sintomo, da che cosa è dovuto. Le chiedo di mostrarmi i denti. Adesso le chiedo di alzarmi entrambe le braccia. Entrambe, tutte e due se ci riesce. Più in alto, la tengo su in alto. Questa proprio non riesce. Non riesce proprio. Come si chiama e quando è nato? Le sembra di fare un pochino... di avere un pochino di difficoltà ad articolare la parola, a parlare. Davis, rileviamo i parametri. Davis, avvisi la centrale operativa che rientriamo con un giallo ictus. Pronto soccorso Imola, buongiorno. Sì, sta arrivando un giallo ictus. Quanti minuti? 6 minuti? D'accordo, grazie. Sala emergenza aperta, sta arrivando un giallo ictus. Signor Lino, le scopo il torace per fare l'elettrocardiogramma, poi le mettiamo su una flebo e rileviamo anche la glicemia, che è molto importante in questo caso. Lei non è diabetico, vero? Buongiorno dottore. Ciao Matteo. Buongiorno. Allora, dottore, il signore da circa 45 minuti presenta un'emiplegia sinistra. Il signore ha 60 anni, ha una Cincinnati positiva e ha una scala di Ranky di 0, quindi una persona che è sempre stato bene di salute e non assume farmaci. Sospetto ictus. È un sospetto ictus, sì. Buongiorno, come si chiama? Fa vedere i denti? Mi alza le braccia per favore, signor Lino, con i palmi verso l'alto. Ok. La gamba?
Ok ragazzi, confermato il sospetto di ictus. Allora signor Nino, adesso faremo un attack tra pochi minuti, questo ci dirà se lei è candidato a fare un trattamento, si chiama di trombolisi. Dentro io. È ritmico. Eh sì, qua c'è una fibrillazione atriale. Fammi il favore di chiamare l'attack per avvisare che facciamo, mentre io continuo la scala, che dobbiamo mandare questo paziente a fare un attack immediatamente. Sì. Giovanna, benissimo, un profilo stroke per l'esame di laboratorio, avvisa direttamente il laboratorio. Lui ha un'emiplegia sinistra. Sì, forse c'è qualche piccolo esito, sì. Sinistra? No, direi emorragia no. No. Va bene, d'accordo. Allora, rimane un candidato alla trombolisi. Mm-hmm. Portiamolo in sala emergenza. Bene. Allora, signor Nino, la sua TAC mostra che lei ha un ictus ischemico, cioè non ha emorragie, per cui è di origine ischemica e potenzialmente trattabile con un farmaco che si chiama RTPA. Prima dobbiamo escludere però che lei non abbia delle controindicazioni. Lei ha avuto dei traumi di recente? Ha avuto delle emorragie dallo stomaco in passato? No. Interventi chirurgici recenti? No. Ha mai avuto degli ictus? Problemi di fegato, reni? No. Mi conferma tutto? Sì, no, sano. Bene, agli esami di laboratorio non risultano esistere controindicazioni a iniziare questo trattamento. Abbiamo bisogno del suo consenso perché questo trattamento è gravato da alcune effetti collaterali, tra cui l'emorragia. In un 5% dei casi questa emorragia può anche essere fatale, quindi occorre prendere seriamente in considerazione questa possibilità. Quindi firma qui? Qua? Sì, sì. Bene. Allora Sabina, il signor Lino pesa 75 kg, prepara 6,75 millilitri di Actilise, glielo facciamo in bolo e successivamente gli infonderemo in un'ora il pompa siringa 60,75 millilitri. Ok dottore, va bene. Sono passati 30 minuti, Sabina, sì, dottore. Rivalutiamo. Ti sta migliorando, dottore? Apre più degli occhi, benissimo. Tieni su questo braccio. Bene. Adesso provi a sollevare questo braccio. Ecco, migliorato. Sì. Migliorata anche la sensibilità. Ciao Giovanna. Dunque Giovanna, questo paziente, un signore di 61 anni, sano, che improvvisamente a casa ha perso la motricità del braccio e della gamba. Non esistendo controindicazioni e l'attacco era negativa, abbiamo iniziato la trombolisi. Sì. Siamo al 30° minuto, sta recuperando al braccio sinistro, un po' meno alla gamba sinistra, però mostra qualche segno di miglioramento. Per cui ti ho coinvolto per... Sì, quindi avete ancora una trentina di minuti, adesso io vado su, preparo il posto letto in semi-intensiva e poi ci vediamo su. Va bene? Ok, ci vediamo dopo allora. Ciao, grazie. Ciao. Buongiorno dottoressa, ti presento il signor Rossi Lino. Di anni, quanti anni ha signor Rossi? 60 compiuti, che ieri ha eseguito la trombolisi per un ictus cerebrale. Non ha mai avuto nulla in passato? No, non ha mai avuto nulla, il primo episodio, è stato sempre cosciente e collaborante. Bene, allora facciamo la visita. Direi che possiamo mandarlo, trasferire la stroke care al sesto piano.